Perché si è svolto questo incontro e quali sono stati i temi che avete affrontato? Allora, il fine dell'incontro è quello di proseguire con un'attività di confronto costante e continuativo del tavolo di coordinamento dei presidenti del Consiglio Comunale, il COPECO, di Catania. E i temi sono stati tanti, e l'istituzione del tavolo di coordinamento intercomunale, la programmazione degli incontri con i vari comuni, l'iniziativa da avvicinare con l'ANCI regionale e con l'ANCI provinciale e poi una proposta di modifica alla legge numero 30 su iniziativa dei consiglieri comunali, nonché la programmazione incontro con la deputazione regionale. Ecco, ci Quindi può dire diciamo anche... che gli argomenti sono molto vari. Ci può dire anche quali esigenze poi sono emerse durante questo incontro e soprattutto cosa avete stabilito, perché sostanzialmente alla base di questo coordinamento c'è una volontà di dialogo tra le realtà territoriali? Sì, allora sono emerse molte esigenze, ma quella che preme evidenziare è la necessità di realizzare una rete telematica tra presidenti delle assemblee e praticamente in modo tale che si possa condividere la prassi, le soluzioni procedurali. In particolare abbiamo proposto di realizzare una piattaforma intranet dove attraverso un link denominato servizi acquisiti si possa avere una maggiore comunicazione ed unione di intenti. Poi è emerso anche il caro bollette, il caro carburante, che rischia di mettere a dura prova i comuni, no? E questo è quello che praticamente si è discusso. Avete già stabilito un prossimo incontro? Sì, sì, abbiamo deciso di istituire una prima assemblea provinciale della COPEC con il titolo Democrazia, rappresentanza, partecipazione e nuove sfide. I consigli comunali protagonisti del cambiamento con i presidenti delle assemblee elettive e le municipalità dell'area metropolitana di Catania. E organizzare una giornata, un mese dei consigli in cui tutti i componenti dei comuni possono stabilire un giorno per poter fare il consiglio comunale e portare in quella sede degli argomenti che sono preposti. E quindi questo è un po' quello che noi vorremmo in qualche modo far emergere, sviscerare, e di conferire anche i presidenti del consiglio l'incarico di studio e di coordinamento per la ricerca delle soluzioni economiche e sociali per i problemi conseguenti all'emergenza Covid-19. E utilizzando i progetti del PNR sullo sviluppo e sull'economia locale, diciamo che in pentola c'è tanto, ecco. Noi ovviamente cerchiamo. Continueremo a seguire questi lavori anche perché riguardano direttamente i territori e i rappresentanti dei cittadini negli enti di prossimità, vicini, quali sono i comuni. Grazie ancora ad Anna Maravigna, grazie a voi, Presidente del Consiglio sempre, Comunale di Valverde. Grazie, arrivederci.